Salve a tutti i corsari del web, io sono il Cristaro e bentornati su Final Fantasy XII. Ora che ci penso, forse avevo detto Final Fantasy III alla fine dello scorso episodio, ma fa niente, diciamo che va bene così. Bene, avevamo appena salvato e qua abbiamo il ragazzino che dobbiamo cercare. E visto che c'è un cristallo qua a caso, forse c'era una boss fight, vediamo se è vero. Jin, sono io. Jin, sono io. Perché? Mashu ha detto di tornare a casa? Non ci voleva. Forse ora va un po' meglio. Non ce la faccio a correre, mi fa male. E devo ancora finire le Gliolite. Sono caduto per colpa di quel mostro. Per finire, mi manca una pietra. Non voglio tornare senza. Volevo riposarmi e poi provare a riprendere il lavoro. Ma voi siete venuti fin qui apposta per me? Spiego la situazione. Capisco. Mi stavate cercando perché avevate bisogno delle Gliolite. Se Mashu ha dato il suo permesso, ve la darò, ma siccome non riesco ancora a camminare bene, dovrete aiutarmi voi a creare le Gliolite. Non vi preoccupate, vi spiego io come si fa. Si ottiene con l'ombralite più i cristalli neri. Hai ottenuto un'ombralite. Ora avete un'ombralite. Di cristalli neri ce ne sono tanti nella pianura. Questo qui vicino, ad esempio, è uno piccolino. Per cristalli grandi ce ne sono alcuni che assorbono i raggi solari e brillano luminosi. Ah, quelli! Vedete quello che risplende laggiù? Puntate l'ombralite verso la luce del cristallo. In questo modo la pietra accumulerà energia. Nella pianura ci sono quattro cristalli neri luminosi. Per individuarli, guardatevi intorno e li troverete subito. Non potete sapere in anticipo quanta energia si accumula con uno solo cristallo, bisogna provare, ma se siete fortunati non dovrete girare troppo. L'indicatore a destra segna l'energia accumulata, quando è pieno l'ombralite si trasforma in eliolite. Quando l'eliolite è pronta, portatemela, controllerò se il lavoro è stato fatto bene. La posizione dei cristalli neri è indicata sulla mappa, io vi aspetto qui. Va bene, grazie. Allora andiamo verso quei cristalli. Allora, signor cristallo nero luminoso delle mille luci dell'alba, mi dica. Punto l'ombralite verso il cristallo. Mi sa che devo fare tre cristalli. Ho sputato sul mouse. Sono una persona cattivissima. Boh, proviamoci, dai, non ho nulla da perdere. Fuga, fuga! Orca, ciò, è bella anche la musica di Game Over. Non era voluto però. Devo sopportarla all'infinito oppure il controller che se n'è andato. Il controller. Sono cretina! Non erano nemmeno aggressivi. Non erano nemmeno aggressivi. Porca! Ah, è vero! C'è gli autosalvataggi in questo gioco, non è come Final Fantasy 3. Vai! Allora stavolta i lupi mannari non si attaccano. Mi raccomando, non si attaccano. Eh? Oh mio Dio, ho un modo per gettare incredibile! Ma dentro queste cose c'è qualcosa? Sì! Una scheggia dark. Ok. I lupi mannari non si toccano. Le iene sì, sono simpatiche le iene. Vai, distruggiamola! Basco di cotone. Ale. Qua abbiamo 22 guil, siamo ricchi. Adesso però possiamo ancora andare qua giù. Scherzavo. 27 guil. No, 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 fuga, fuga, fuga.
Dai, ma non è giusto! Non erano nemmeno aggressivi. Non... Ok, sono aggressivi, non mi devo proprio avvicinare. Ah, adesso siamo in energia zero, era un bughino, allora quello di prima. Ah no, è casuale la cosa, non è... Non era un bug, eravamo zero anche prima, è solo che è casuale l'energia che ti dà il cristallo. Allora, adesso voglio riprendere i tesori dopo andarmene. Ah, ma va... Ma c'era scritto la... vabbè. Sono un po' stupido. Porca, questo è abbagliante, questo cristallo. Mi darà un botto di energia. Dai, dai. 100, fatto, yes. Portiamola a vedere a Gina. Speriamo che sia venuta bene. Torniamo da Gina allora. Hai ottenuto un Elio Lite. Yes! Che bravi! Avete creato un Elio Lite? Sì, è a posto. Non male per essere dei forestieri. Mascio ci ripete sempre di stare alla larga dai lupi manna... Dammit! Però io e gli altri bambini volevamo dimostrare il nostro coraggio. All'inizio era solo per scherzo, ma Toto ha cominciato. Io non ho paura di mostrare, così mi sono lasciato convincere. Non dite niente ai grandi, però. Perfetto, ora mia gamba è a posto. Possiamo tornare insieme al villaggio. Facciamo a chi arriva prima? Gine è tornato sano e salvo. È un caro bambino, ma un po' sbadato. Mi dà tante preoccupazioni. Scusa per il disturbo e grazie davvero. Hai ottenuto 50 guil. Due teleliti. Jin ti ha dato l'Elio Lite? Bene, fanno un buon uso. Perfetto, torniamo a Rabanastra allora. Bene, comunque abbiamo ottenuto l'Elio Lite, adesso salviamo qua il cristallo di Rabanastre. Boh, registro ancora un po' questo secondo episodio, va? Che ormai sarebbe tipo... Sarebbe il quinto episodio questo della serie. Orca però. Bella carica la telecamera, eh? Non si è ancora smossa la batteria. Mi fa piacere. No. No, in realtà non lo so. Continuiamo ancora un po'. Dai, consegniamo le lurite al buon Dalan. Tesoro? Vai, cosa c'è? 32 gold. Yes. Hey Vaughn. It's been a long time since we did anything together. Too long. I had a really good time. Ah. Well, I should Parte la probably be ship. getting back to the store. Actually, I was kinda supposed to be watching the place for Magello. And Vaughn, try to stay out of trouble. For me, I don't know what I'd do if you weren't here. If Che something happened bello, to la you. ship. I'm not going anywhere, okay? That's what I wanted to hear. See you later. Si capiva fin da subito che si sarebbero innamorati quei due. E probabilmente Sorry, Penelo Penelope. è con lei che si è innamorata per prima. Van probabilmente si innamorerà dopo, oppure è già innamorato. Chi può dirlo? Penelo lascia la squadra. Ok, già pensavo che dovevo risistemare il controller. E qua chi c'è? Dei bambini? Dalla? Oh, allora sei riuscito a ottenere le Iolite. Cosa aspettiamo? Restituirò la potenza magica alla pietra del crescente, come promesso. Ecco questo tono di Now you'll voce ora. be wanting to know how to sneak into the palace, eh? First you go to Storehouse 5. You know the one. Two doors she has. Now the right takes Ban Ratsbane to his territorial hunting grounds in the sewer bottom. But that's not Ok. the way you'll go. No, you'll take the left door down into the Garamsite waterway. The waterway leads to a stair. The stair to the palace cellars. That's your way in. But don't go counting your gil just yet, my boy. Getting into the palace was the easy part. The way into the treasury is carefully hidden. That's where this crescent stone comes in. The magics it bears can open the hidden door to the treasury, you see.
Listen, Vaughn, for the words I shall speak are most important and not to be forgotten. Do you understand? The Signet yearns for Sunstone strength to light the clouded way. Once in the palace, you'll find the Signet tile, very important. Give to it the sun's power and it will light your path. Very well. Oh, a warning. Be aware that if you're caught, you'll spend the rest of your short life rotting in the Nalbina dungeons. Grazie. Look sharp, my boy. And don't go running off before you're ready. Plans freshly hatched have a habit of tumbling from the nest straight into the hunter's stew pot. Sei proprio simpatico. Allora. Quindi, deposito 5. Porta a sinistra, che mi portano ai canali dai quali posso entrare nei sotterranei del castello, ed è... mi ha portato direttamente lui. Squads 3 through 6 are in place. They stand ready. So far the Imperials haven't noticed a thing. Then go now and hurry the others. By nightfall, we must ensure all our men are in place. Sir. È l'amico del ribelle. È Vax. No, come si chiamava? Valtar. Qualcosa del genere. È lui comunque. Un negozio mi serve. Ah, ok, devo andare di là. Ok, però prima voglio acquistare delle armi se posso. Quindi, devo vedere se posso. Ho sbagliato tasto. E ho 27 LP. Immagino che sia meglio un attacco più che una difesa. L'attacco è la migliore difesa, giusto? Scudo di cuoio eccetera, recupera MP. Wow. Andiamo a comprarci una spada larga se possiamo. Anzi, l'episodio finisce qua. Nel prossimo episodio, che sarà l'ultimo della settimana, teoricamente, sì, andremo ai canali di Gishel, quello. Se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!